Che lo si voglia oppure no, che lo si abbia progettato oppure no, stiamo andando verso il futuro. Qualcuno pensa che il futuro non esista, che sia tutta un'illusione il concetto di tempo, che esista soltanto un continuo e infinito presente. Può darsi. In ogni caso, noi abbiamo l'impressione che domani viene dopo di oggi e che oggi viene dopo di ieri, e quindi ci sembra che ci sia una progressione. E allora, se permetti, voglio passarti 7 idee per progettare il futuro, perché indipendentemente da quello che è il tempo, da quella che è la tua percezione, sicuramente tu sei una persona di valore e di conseguenza devi agire per creare un futuro di valore o comunque delle situazioni positive in quello che a noi sembra essere il futuro. Per indicarti queste 7 idee ho preparato un elenco e, se permetti, vorrei cominciare dal numero 2. Esatto, l'elenco di 7 idee per progettare il futuro che ti propongo inizia dal numero 2, perché il numero 1 è così importante che lo lascio per ultimo e poi capirai perché. Allora, la seconda idea per progettare il futuro è questa. Considera le conseguenze della tua presenza. Molte persone non pensano alle conseguenze. Vogliono essere libere, vogliono esprimersi, vogliono dire quella cosa che hanno represso tanto, tanto, tanto. Non sanno perché l'hanno repressa, non sanno se la cosa repressa poi le libera veramente, ma comunque vogliono manifestare, vogliono dire. E così uno si mette a lanciare bombe perché ha voglia di lanciare bombe, perché non l'ha mai fatto prima. Oppure un altro si mette a criticare. Beh, io ti dico, considera le conseguenze della tua presenza, perché se anche tu non sei consapevole di quello che è la struttura del mondo, tu stai seminando il futuro. Quindi ci sono delle conseguenze per le cose che pensi, per le cose che dici e per le tue azioni. Quello che fai influenza la vita delle altre persone, condiziona il mondo, determina quanta felicità ci sarà nel mondo. E allora, se vuoi avere un futuro, considera le conseguenze della tua presenza. Questa riflessione ci porta direttamente alla successiva, la numero 3, che dice concediti di avere un futuro. Molte persone non se lo concedono. Si drogano perché pensano di non avere più niente da fare. Sanno che la droga non è la soluzione, ma non vedono altro, non vedono un futuro. Ci sono capi di Stato che prendono i bombardieri e bombardano un paese. Sanno che non è la soluzione, ma non sanno immaginare altro. Sono abituati ad avere gli spacciatori di bombe che dicono loro devi bombardare, e allora, siccome hanno un premio Nobel, dicono beh, deve essere una cosa giusta. Se me l'ha detto uno spacciatore di bombe che è laureato, allora è una cosa giusta. Beh, queste sono delle persone disperate. Non ascoltarle, non imitare quello che dicono e concediti di avere un futuro. Il futuro per la società umana dipende dalle persone. Quindi, se qualcuno dice anche che devi andare a bombardare, tu sei una persona diversa da quella persona che comanda e che dice che devi bombardare, quella persona che non ha un futuro. Concediti di avere un futuro, concediti di progettare il futuro. Questo è fondamentale. Cioè, devi vedere davanti a te uno spazio, un tempo, delle situazioni, un'armonia in cui si può realizzare una vita degna dell'essere umano. Il punto successivo che ti propongo in queste 7 idee per progettare il futuro consiste nell'immaginare. Osa immaginare un futuro migliore. Tante persone non osano immaginare perché sarebbe in contrasto con la loro religione, sarebbe in contrasto con le linee del partito. Il partito ha detto che deve essere così, i prossimi 5 anni saranno queste le tappe, e allora, siccome l'ha detto il partito, siccome l'ha detto il sacerdote, siccome i padri non hanno mai avuto una vita sana, allora qualcuno si rassegna ad avere un futuro mediocre o a non averlo affatto. Beh, osa immaginare un futuro migliore. Non importa se gli economisti hanno detto che nel futuro ci saranno più tasse da pagare e sanno già cosa succederà fra 3 anni, tra 5 anni, hanno già creato la mappa politica mondiale. Non importa, quello è un loro giochino molto triste, hanno dei problemi. Hanno dei problemi, non permettere che i loro problemi inquinino il tuo futuro. Tu osa immaginare un futuro migliore. Questa è una cosa che puoi fare, puoi pensarlo dentro di te, puoi realizzarlo nei tuoi pensieri dove sei totalmente libero e totalmente responsabile. Crea nel tuo ambiente un futuro migliore e osa pensare che possa esistere. Dal tuo pensiero deriva la tua considerazione e da lì le tue azioni. Osa immaginare un futuro migliore, anche se la religione non l'aveva previsto, anche se gli economisti non l'avevano previsto e anche se i padri non l'avevano vissuto.
Considerazione numero 5 per il tuo futuro. Valorizza ciò che di etico esiste nella tradizione. La tradizione non è tutta da buttare. Abbiamo avuto nel passato dei maestri fantastici, il cui insegnamento è di attualità ancora adesso. Quindi setaccia la tradizione e il tuo setaccio, il filtro che usi, è l'etica. L'etica è la capacità di progettare per il futuro in modo che esistano condizioni migliori per tutti gli esseri che sono coinvolti, in maniera abbondante e per il più lungo tempo possibile. Quindi valorizza ciò che di etico esiste nella tradizione, gli insegnamenti spirituali, le opere d'arte che ispirano, le scoperte della scienza che sono la base per ulteriori scoperte. Quindi non buttare via tutta la tradizione, non buttare via il passato, semplicemente perché è passato. Il concetto di buttare via la tradizione è il messaggio che ti passano i pubblicitari pervertiti perché vogliono convincerti a comprare nuovi prodotti in modo che tu possa finanziare indirettamente, ma sostanzialmente, l'acquisto di nuove bombe. Come vedi, non è un progetto di futuro. E siccome hanno paura che tu possa scoprire nella tradizione il valore della medicina alternativa, il valore della saggezza antica, vogliono che tu butti via la tradizione. Beh, non buttarla via. Nella tradizione c'è molta etica, ci sono molte informazioni che ti aiutano a vivere bene. Valorizza ciò che di etico esiste nella tradizione, riconoscilo, filtralo e salvalo per il futuro. Il suggerimento seguente, il numero 6, che ti passo, consiste in questo pensiero. Stabilisci cosa serve per un'evoluzione consapevole. Un'evoluzione consapevole, questo è il concetto fondamentale. Stiamo vivendo così alla giornata. Stiamo pagando le tasse perché hanno detto che bisogna pagarle, perché ci sono altre guerre, altre crisi, altri inquinamenti, e allora le paghiamo sperando che nei prossimi 2 anni vinciamo la lotteria. Non è un progetto di vita. Gli stati attuali sono allo sbando. Non sanno che cosa succederà da qui a 500 anni, non hanno un progetto. Eppure, se tu guardi nella tradizione antica, un progetto c'era, sono stati costruiti monumenti destinati a esistere per migliaia di anni. Quindi c'era un progetto molto etico, molto ambizioso, nel senso dell'evoluzione dell'essere umano. Ora serve un'evoluzione consapevole. Non dobbiamo semplicemente ereditare i buoni insegnamenti del passato, dobbiamo creare le mete per il futuro. E allora stabilisci che cosa serve oggi, nella situazione di oggi, per un'evoluzione consapevole. Questo vale tanto a livello sociale quanto a livello privato. Quindi stabilisci nella tua esistenza che cosa ti serve, perché tu sei l'anello fondamentale che permette alla catena della società umana di esistere. La società è fatta dagli individui, non è fatta dai capi politici. Non credere che 50 capi politici che decidono di bombardare e di inquinare possono determinare il futuro di 7 miliardi di persone. Questa è un'illusione della propaganda. In realtà sono le persone con le loro azioni che determinano quale sarà il futuro. Stabilisci cosa serve per un'evoluzione consapevole nella tua esistenza e di conseguenza nel tuo ambiente e nella tua epoca. L'idea numero 7 che ti passo per progettare il futuro è proprio questa. Progetta il futuro. Dopo che hai stabilito che cosa serve, dopo che hai filtrato la tradizione, hai capito qual è il senso etico che va difeso, progetta il futuro, datti delle scadenze. Se non hai delle scadenze, se non sai quando devi raggiungere dei risultati materiali misurabili, non saprai mai se hai realizzato il tuo futuro. Il progetto va aggiustato, va revisionato, va perfezionato. Certamente incontrerai delle difficoltà mentre lo realizzi ed è per quello che devi avere il progetto, per mantenere chiara la tua rotta, per sapere dove stai andando. È fondamentale che progetti il futuro, tanto più perché, come ti ho detto, gli attuali governanti non hanno un progetto, non sanno che cosa succederà nel campo dell'arte, nel campo della pedagogia, cioè della preparazione dei giovani al futuro, non sanno che cosa succederà nella spiritualità da qui a 5, a 50, a 5.000 secoli. Vivono così, alla giornata. Sono lì per spremere i contribuenti, sono lì per spaventarli con qualche guerra, sono lì per intrattenerli con qualche pettegolezzo e qualche partita di calcio. Tutto questo non è un progetto. Non cadere nello stesso errore. Occupati del tuo miglioramento personale, progetta il tuo futuro e questo è il consiglio numero 7. Ma ricordi, ne abbiamo uno lasciato in sospeso, che è precisamente il primo. È la prima idea che ti serve per progettare il futuro.
È un'idea che viene prima di quelle che ti ho detto, che sta al di sopra, al di fuori, che illumina tutto quanto ti ho detto. Ecco perché l'ho lasciata per ultima. L'idea fondamentale per progettare il tuo futuro è questa. Capisci chi sei e decidi di conseguenza. L'errore fatale che tantissime persone commettono è di vivere senza capire chi sono. Hanno qualche emozione, si entusiasmano per una causa, hanno un'antipatia. Appartengono a una religione, a una famiglia che odia qualcuno e allora cominciano a emozionarsi oppure a odiare senza capire perché. Qualcuno spera di inserirsi in questo malsano sistema produttivo per cui spera di avere un ruolo nella produzione di bombe o nella produzione di pubblicità o in qualche altro mestiere prestigioso come il giornalista o il politico attuali. L'importante è che ci sia uno stipendio. Quando ci sono dei soldi guadagnati con 10 ore di fatica, si dice che sono soldi guadagnati bene. Beh no, pensa alle conseguenze. Se tu hai faticato 10 ore al giorno per fare il giornalista e non hai trasmesso consapevolezza, non hai speso bene il tuo tempo e quindi quei soldi non sono guadagnati bene. Capisci chi sei? Tu sei un essere umano. Devi approfondire completamente il senso di questa affermazione. Tu sei un essere umano. Non sei un ruolo sociale, non sei un genitore, un lavoratore, un tranviere, un medico, tu sei un essere umano che sta usando un corpo fisico sulla Terra, lo sta usando all'interno di un grande disegno sociale dove esistono genitori, medici, tranvieri e tantissimi altri ruoli, ma quelli sono come i costumi di scena per un attore. In realtà tu sei il protagonista sul piano dell'essenza umana. E allora, capisci chi sei? Capisci che il tuo futuro è direttamente collegato alla tua essenza e decidi di conseguenza. Finché non capisci chi sei, non puoi sapere cosa fare nella vita. Ti sembra di aver deciso quando hai preso una laurea, ti sei infilato in un'azienda, hai lavorato sodo per 35 anni, hai pagato il mutuo per 40 anni e ti sei stressato per 50 anni e tutto questo ti sembra sensato. In realtà, quanto hai fatto in questi termini che ho appena detto serve soltanto per darti dei ruoli all'interno della società attuale, ma non risponde alla domanda chi sei tu e non ti aiuta a progettare il futuro. Capisci chi sei, decidi di conseguenza e vedrai che potrai vivere bene non soltanto il tuo futuro, ma anche il tuo presente e potrai capire anche il senso del passato. E a quel punto capisci che presente, passato e futuro appartengono a un piano di consapevolezza che qualcuno giustamente ha definito l'infinito continuo presente.